Siamo qui riuniti perché oggi intitoliamo la sala manifestazioni che ci sta ospitando Anello Sporti, che è stata una figura di primaria importanza per la nascita del nostro centro e per l'attività svolta in favore degli anziani del nostro comune. La commemorazione ufficiale sarà tenuta fra breve dal signor Dottore Riccoli e Ermanno Ianelli, già segretario della Camera del Lavoro di Salso e attuale segretario provinciale della CGIL, e dal nostro sindaco professor Adriano Grolli. Dopo gli interventi scopriremo una targa che voi vedete già predisposta all'ingresso del nostro salone. Tra di noi abbiamo il piacere di ospitare la vedova di Nello e i figli. Sono inoltre presenti i rappresentanti sindacali dei pensionati CGIL, CISL e UIL, segretario della Camera del Lavoro di Salso, per l'amministrazione comunale l'assessore Cocconi, l'assessore Meccarelli e la dottoressa Cantarelli, oltre al dottore Riccoli. Ennio Bersellini, per il sindacato termale CGIL la signora Giuliana Barbieri e il segretario sindacati CGIL pensionati della zona di Fidenza, la dottoressa Straccia, comandante dei vigili urbani, e i rappresentanti dell'AMPI Associazioni Partigiani. Il nostro centro è nato nel 1985 per iniziativa dei sindacati CGIL, CISL e UIL, Nello, Rodope e Cercati, in accordo con l'amministrazione comunale. Hanno anticipato delle esigenze che sono poi divenute comuni in tutta Italia e all'interno di questa attività abbiamo avuto, oltre all'aiuto di tanti lavoratori anziani che oggi sono ancora qui, l'amico Nello che ci ha guidato. Eletto subito presidente, con caparbietà e impegno ha affrontato tutti gli scogli incontrati. Personalmente, quale consigliere di quel primo comitato di gestione, ho potuto ammirare la personalità, la volontà, l'onestà, la sensibilità dimostrata da Nello per raggiungere gli scopi che si prefiggeva, a favore degli altri, dei deboli, dei bisognosi, quindi della casa protetta e dei servizi domiciliari. Credeva in questo centro dove gli anziani si sarebbero incontrati nelle diverse attività sociali, ricreative e culturali. Lo sviluppo di questo centro gli ha dato ragione. Gli iscritti sono stati subito numerosi ed è stato esempio per tanti comuni della provincia. La vecchia sede si è subito rilevata insufficiente e Nello, sempre in prima persona, con l'amministrazione comunale, si è messo alla ricerca di un locale più idoneo. Veniva individuata questa sede con grande volontà dell'amministrazione comunale. Dopo averla restaurata adeguatamente alle nostre esigenze, ce la consegnava 2 anni e mezzo fa. Quel giorno fu senz'altro per Nello uno dei più attesi, perché la sua preoccupazione era quella di non riuscire a vedere realizzata questa sede per gli anziani della sua città. Quando ricordiamo una persona, non bisogna mai scordare tutti gli altri, noi tutti, voi che siete qui, perché è grazie a chi dirige in prima persona e a tutti quelli che danno il loro contributo, piccolo o grande, tutti i giorni o qualche volta, in prima fila o per servizi umili che possono far nascere, svilupparsi e consolidarsi centri come il nostro e mantenere viva la solidarietà sociale e la società. È nelle azioni di tutti i giorni e nel porsi al servizio degli altri il modo migliore per ricordare e onorare il lavoro svolto da Nello Sporti. Grazie a tutti voi, io faccio tanti auguri a voi e alle vostre famiglie. Prima di passare la parola al dottor Riccoli, allora amministratore dei servizi sociali della nostra città, quando Nello nel primo periodo è stato aperto questo centro, vi leggo un breve messaggio inviato da Paolo Lanna, segretario generale della CGIL di Parma. Al centro anziani, al comune di Salsomaggiore, ai familiari e ai partecipanti nella commemorazione di Nello Sporti. Gli impegni contingenti legati alla firma del patto sociale non hanno purtroppo reso possibile a molti di noi,
per primi a coloro che hanno condiviso il loro impegno con il compagno Nello Spotti di essere presenti alla cerimonia di oggi. Siamo però tutti presenti, almeno idealmente. È un sintomo bello e che conforta che una comunità sappia percepire l'impegno, l'affetto e la voglia di fare insieme di uomini come Nello, che decida di mantenerne viva la memoria e che con ciò esprima con semplicità il suo collettivo grazie. Grazie Nello, Paolo Lanna. Allora adesso la parola al dottore Riccoli. Dicevo, sebbene da tempo non partecipo più a delle riunioni ufficiali, io non potevo mancare a questa celebrazione che mi tocca particolarmente da vicino nella persona di quello che fu il mio migliore collaboratore nel campo dei servizi sociali. Non è mio compito celebrare Nello come uomo della resistenza, come uomo dei sindacati, come uomo di partito, in quanto molti che gli sono stati vicino in queste attività e in queste esigenze hanno più numeri di me per poter parlare di lui in questa proteiforme attività di Nello, che si può coniugare in una sintesi sola, cioè che Nello è sempre stato dalla parte dei deboli, è sempre stato dalla parte di chi aveva bisogno, ha sempre difeso i diritti della povera gente e delle classi più umili della nostra città. Io posso parlare di Nello come mio collaboratore nel campo dei servizi sociali e assieme a lui dall'80 all'85 abbiamo posto le basi per dare alla città un servizio di servizi sociali che diciamo che è il fiore all'occhiello dell'amministrazione. Servizi sociali che si sono sviluppati nel campo soprattutto degli anziani. Io sono stato il protagonista a livello dell'USL e del comprensorio di Fidenza per impedire che gli anziani fossero assorbiti dal servizio dell'USL ma rimanessero nella gestione dei comuni, perché sapevamo che noi a Sasso Maggiore avevamo tutte le qualità e i numeri per poter portare avanti una politica sociale che non fosse burocratica e che non fosse lontano dalla conoscenza delle esigenze dei nostri anziani. Per cui abbiamo organizzato la politica verso gli anziani per quello che riguarda tutto quello che riguardava l'assistenza agli anziani, per quello che riguardava l'assistenza domiciliare che via via è migliorata, per quello che riguardava l'invio degli anziani nelle vacanze montane marine, per quello che riguardava i sussidi, per quello che riguardava dare la casa alle coppie di anziani, per quello che riguardava soprattutto il grande disegno di raccogliere tutti gli anziani di Sasso Maggiore in un'unica famiglia, al di fuori delle etichette, al di fuori dei partiti, perché non si dicesse che il circolo ha un colore invece che un altro. Noi abbiamo fondato questo circolo al di fuori del colore, al di fuori delle bandiere, perché tutti gli anziani di Sasso si sentissero una sola famiglia. E in questo con i sindacati degli anziani siamo riusciti, e vedendo oggi questo circolo in cui tutti gli anziani della città, al di fuori del colore, delle idee o delle appartenenze, sono qui tutti riuniti, è evidente che questo è stato uno dei grandi risultati. Quando abbiamo firmato l'accordo fra amministrazione, io, Nello per la CGL, Cercati per l'UIL, Cercati per la CISL e Rodopo per la UIL, sapevamo che avremmo costruito qualcosa di buono. Naturalmente abbiamo sempre cercato di superare il condizionamento della sede provvisoria, in quanto che la scuola la richiamava in continuazione alla sua proprietà e al suo utilizzo, e anche perché sapevamo che dovevamo dare un nuovo circolo, naturalmente un circolo centrale, un circolo cui potessero accedere da tutte le parti di Sasso Maggiore in una posizione centrale, e l'abbiamo reperito in questa sede, abbiamo trovato i finanziamenti, abbiamo trovato i progetti, abbiamo iniziato quest'opera degnamente conclusa dall'attuale amministrazione, e sono contento che Nello abbia potuto vedere questa realizzazione. Io me lo ricordo sempre in tutte le manifestazioni
che voleva sempre che io fossi presente, che mi veniva a cercare, mi telefonava, perché ormai costituivamo una coppia indivisibile nel campo del sociale. Io e lui eravamo gli uomini del sociale. Io, per quanto mi sforzi di ricordare delle mie iniziative, io lo ricordo sempre al mio fianco, io ricordo sempre i suoi consigli, la sua tenacia, a volte anche la sua durezza, che però era stemperata da una dolcezza d'animo e da un sorriso che smontava anche le posizioni più oltranziste. Quindi io direi che lo ricordo non con tristezza ma lietamente, e io lo vedo ancora qui assieme a noi, e io devo dire che ho trovato in lui un grande amico, un grande collaboratore, un uomo estremamente di valore. Grazie. La parola al signor Iannelli Armanno, segretario della CGIL di Parma. Ma io sono sicuramente onorato e anche un po' emozionato per essere stato chiamato insieme a quelli che sono a questo tavolo a ricordare l'amico e il compagno Nello. E io lo voglio ricordare da dirigente sindacale, non potrei fare diversamente, anche perché insieme a me, che mi è stato vicino specialmente nei primi periodi insieme alla Franca, quando venni nel 1983 alla Camera del Lavoro di Salso, riuscì a convincermi rispetto ad una realtà che io non conoscevo, anche perché io di origine, non essendo salsese, ebbi subito l'idea di quello che mi aspettava, trovando, mi ricorderò sempre, Nello un sabato mattina alla Camera del Lavoro, il mio primo giorno di incarico presso sindacale, presso la Camera del Lavoro di Salso, che Nello mi guardò con sospetto per tutti coloro che non erano salsesi di origine, ovviamente. Io venivo da una categoria e da un'esperienza completamente diversa, e lui ebbe subito questo primo, che poi si sciolse immediatamente dopo i primi scambi di opinioni e il primo scambio di rispetto reciproco e di stima reciproca. Credo che come dirigente sindacale sia stato una persona, prima di tutto un leader voglio dire molto tenace, che era anche scomodo spesse volte, era scomodo nei primi momenti, nei primi approcci, era scomodo perché il suo modo così vigoroso di impostare le sue ragioni creava immediatamente dei segni magari di difficoltà, ma riusciva poi alla fine a portare tutto a sintesi in modo intelligente, in modo onesto, in modo molto costruttivo. Io credo che queste caratteristiche siano quelle essenziali per svolgere un'attività difficile come quella di dirigente sindacale di un sindacato dei pensionati, che era in quegli anni, così come ancora, però erano i primi anni in cui il sindacato pensionati cominciava a crescere, non solo a Salso, però era un fenomeno che era legato appunto a questi aspetti, e pertanto nel momento in cui crescevano gli anziani, crescevano i bisogni e trovavano in Nello il condottiero rispetto a queste esigenze. Credo che riusciva sempre poi alla fine, assieme alla CISL, insieme alla UIL, ad avere dei momenti proprio di sintesi e di capacità di elaborare, di portare all'amministrazione comunale delle richieste effettivamente che spesse volte diventavano quasi irrinunciabili, anche perché lui era molto insistente. Il dottore Riccoli se lo ricorda, l'ha ricordato, faceva quasi paura nel suo modo di insistere rispetto a queste condizioni.
e credo che i risultati poi siano effettivamente venuti. Noi abbiamo qui, siamo qui in questa sala, credo che noi tutti ci possiamo immedesimare nel fatto che questo risultato sia proprio dovuto alla persona di Nello. Io non insisterò molto, anche perché vorrei che questa giornata sia anche proprio una festa, e pertanto ritengo che questo suo modo di fare, che noi oggi ci dobbiamo ricordare, lo dobbiamo ricordare anche come modello per tutti noi, sia da sindacalisti, sia da gente che ha vissuto l'esperienza anche della resistenza e che possa insegnare ai giovani, che possa trasmettere ai giovani i valori che sono ancora oggi essenziali per poter considerare questi momenti degli aspetti sicuramente positivi da trasmettere ai giovani. Nello ha sempre avuto nel suo modo di fare anche in mezzo alla gente, di raccogliere le idee, di raccogliere i consigli, di raccogliere le proteste. Lui in ufficio non c'era mai. Non c'era mai, lui era sempre per strada. Lui raccoglieva le proteste, le manifestava, le caricava, le riempiva di significato, però poi alla fine riusciva sempre a trovare un elemento di proposta in questa protesta generale che lui raccoglieva in mezzo alla strada. E credo che quando noi spesse volte gli abbiamo riconosciuto questi risultati in altre occasioni, quando lui era in vita, da quando è diventato presidente del circolo, rispetto alle iniziative che faceva, riusciva sempre a commuoversi, poi alla fine quando gli veniva riconosciuto questo suo modo, questi suoi risultati, questa sua capacità di essere proprio leader, di essere dirigente comunque in mezzo alla gente. E se noi ce lo immaginiamo oggi qua in mezzo a noi, lo vedremmo comunque nel suo modo di commuoversi anche un segno di ringraziare tutti noi e tutti voi che siamo qui a ricordarlo. Grazie a voi e grazie ancora. È presente in sala anche l'onorevole Anna Mainardi, che non avevo visto, scusi. La parola ora al signor sindaco, professor Adriano Grolli. Bene. Parlare di Nello per me è facile e difficile nello stesso tempo, chiedo scusa, soprattutto dopo le nobili parole e giuste che sono state proferite per ricordarcelo. E io vorrei dare un taglio personale a questa mia commemorazione, anche perché io l'ho conosciuto molto bene. E ho avuto l'onore di militare con lui nello stesso partito, di condividerne gli ideali e di essere giovane io, molto giovane, e lui una persona matura con una grande esperienza alle spalle, nello stesso organismo dirigente di questo partito. E posso dire che mi ha insegnato molto e credo che tutti quelli che oggi sono qui per ricordarlo, siano consapevoli che le cose che si stanno dicendo non hanno un fondamento retorico, ma sono solamente il tentativo di riconoscergli quel valore che ha avuto per tutti quelli che l'hanno conosciuto. È vero, ci sono tanti avvenimenti che ci portano a dimenticare o sembra che si dimentichino anche persone molto importanti per chi li ha conosciute. E anch'io vi confesso che fino a quest'oggi, a questi giorni in cui si è deciso di procedere con questa cerimonia, credevo che si fosse stemperato il ricordo, ma ho avuto così modo di riflettere e di capire
che cosa Nello mi ha lasciato. Dicevo, è facile da un certo punto di vista perché per lui non è retorica utilizzare aggettivi a tutto tondo come onestà esemplare, dirittura morale, intelligenza politica, altruismo, generosità, che però si traducevano in atti concreti di tutti i giorni. È difficile perché in qualche modo così si rischia di fare un torto alla sua intelligente umanità. C'era in lui la facilità di fare con semplicità e umiltà quello che per altri sono dei veri e propri traguardi esistenziali. Parlo anche di me in questo caso. Cosa mi ricordo di lui e che cosa mi ha comunicato, non solo con le parole, ma proprio con il suo modo di essere? Ecco, c'era in lui un tratto distintivo che faceva da sintesi anche politica. Era l'orgoglio, io lo dico così, di appartenere a una classe che in qualche modo era stata sempre considerata subalterna, magari descritta così nei libri, diciamo, delle classi dominanti dell'epoca in cui lui ha vissuto la sua gioventù, che in un momento di grave crisi in cui il fascismo aveva gettato l'Italia, dicevo, questa classe aveva saputo raccogliere le bandiere della libertà, della patria, e le aveva tenute sollevate, quando altri, che avevano avuto ben più vantaggi dalla propria nascita, dalle proprie occasioni di vita, di questo fatto non erano stati consapevoli. Quindi Nello era consapevole di quello che rappresentava lui e quelli che poi ha voluto dare voce, politica e sociale, dicevo, era consapevole del ruolo che aveva nella storia. Ed è questo una cosa che mi ha fatto pensare. E un'altra cosa che mi ha, infuso, l'orgoglio di fare politica. Nello aveva un'idea nobile della politica e questo fatto lo ha sempre tramandato, la politica come uno degli impegni più significativi che una persona possa prendere su di sé, ecco, perché è fondamentale per la vita delle comunità. E quindi uno dei lasciti che ha lasciato alle generazioni come la mia è quella della necessità della politica e della necessità di impegnarsi e di dare tutto quello che si è capaci, ecco, per la comunità. Ecco, questo, ecco, è la cosa che mi ricordo di lui e che è un lascito importantissimo. E poi ricordo anche la sua, è già stato detto, ma lo ricordo anch'io come una persona estremamente dolce, anche se molto combattiva, ma era sempre attento anche alle ragioni degli altri, anche in un momento in cui l'ortodossia politica, anche del suo partito e del mio partito, a cui entrambi appartenevamo, a volte creava delle chiusure tra le persone. Invece Nello era sempre pronto a cogliere il nuovo, pronto ad ascoltare i giovani, anche se lui era ben radicato nell'epoca in cui si era formato le proprie idee e le difendeva strenuamente. Per me era anche un amico e mi ha sostenuto in momenti in cui magari avrei avuto voglia per qualche piccola angheria quotidiana, che capita a tutti coloro che si occupano di politica, di fare anche dell'altro, ma mi ha sempre fatto capire che questo era un vero e proprio modo di essere religiosi nel campo civile, e questo credo che sia il modo migliore per intendere l'impegno politico, l'impegno sociale. Non voglio poi continuare oltre perché rischierei a questo punto di fargli un torto e credo che non lo apprezzerebbe. Ecco, lo voglio accomunare a un'altra persona che abbiamo ricordato alcuni giorni fa, il compianto comandante partigiano Trasibulo. Altra storia, altro sentire, però due persone molto significative per tutti noi e per tutti quelli che credono
che il progresso sia non solo accrescere la propria economia, ma anche il riuscire a vivere con gli altri in un modo sereno, solidale e consapevoli di dover dare oltre che ricevere dagli altri. Ecco, io con questo concludo e lo saluto come se fosse ancora tra di noi. Va bene, la parola al segretario della sezione partigiani di Salso, mi pare. Sì, veramente quello che abbiamo sentito e che ho sentito è una testimonianza proprio di cuore. Come partigiano intendo dire che lui là nei partigiani era un uomo di attività assoluta, tanto che poi è stato fatto mandato ad altri comandi più importanti, più elevati, e lui sempre con la sua, non so cosa potrei dire, perché voi forse, io non ho un grande cuore da parlare, però aveva quel senso di sicurezza, voleva quello che voleva ed era cosa che veramente doveva essere fatta. Comunque lo faceva anche in termini particolari, dipende con chi aveva a che fare. Era nervoso quando vedeva la gente che non capiva, ma si portava poi, si calmava quando la gente cominciava a capire che quello che diceva necessitava. Allora nei giorni di battaglia erano di battaglie vere e proprie, erano cose piuttosto difficili e ognuno doveva fare quello che gli era stato soggetto di fare. Guai se non fosse così. Lui si chiamava Nello, il nostro nome è qui, però era Orazio, era. Chissà perché avesse scelto quel nome lì, però era un nome che dava il suo grado, dava. E così tutto lungo il periodo della resistenza era stato uno di azione così in combattimento come anche nel fare e competere e proporre. Quindi noi l'abbiamo poi, era anche nel consiglio direttivo della nostra associazione qui a Salso Maggiore, ed era lo stesso lui, anzi si arrabbiava ancora di più perché noi dovevamo sapere più degli altri e quindi però pretendeva di fare, dire eccetera, anche iniziative particolari che sembrano semplici ma non sono semplici ma molto fruttuose quando le faceva, quando pretendeva di farle e noi lo ascoltavamo. Quindi io non voglio dire di più perché sarebbe troppo lunga nelle giornate di rastrellamenti eccetera, delle paure che abbiamo subito, perché diciamolo così, eravamo degli eroi, ma anche spesse volte anche tanto paura, quando si sentiva circondato, quando c'era una cosa, una sorpresa. E quindi lui era più fermo, anche da militare una volta mi ha detto che da solo insomma riusciva a fare certe cose che è inutile spiegare perché adesso non ricordo, so che era fermo così. Ecco, io mi sono permesso adesso di parlare su queste parole qua mie, però lo provo anche nel mio cuore. Adesso andremo alla benedizione della lapide e quindi alla scoperta della lapide. Assisti il tuo popolo, Signore, e sostienilo con la forza del tuo spirito, perché ogni generoso impegno al servizio della società, anche sul modello dell'esempio che abbiamo in questo defunto nello Spotti, abbia il suo compimento e il suo premio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Bravo! La ciao, bella ciao, bella ciao!
Nello Sposti, senza voler mettere in secondo piano nessun altro dei presenti, ma perché posso dire che anch'io personalmente, se ho accettato nella mia vita di svolgere degli incarichi molto importanti e molto belli, ma anche impegnativi, lo devo a persone come lui, che ci hanno insegnato che cos'è veramente la democrazia, che cosa vuol dire fare la politica non per la carriera o per se stessi, ma per operare nella società e costruire le cose migliori che l'uomo possa costruire. Ecco, io credo che tutti coloro che conoscono Nello si possano associare a queste mie parole, perché non sono per niente retoriche. Grazie.